SMACT si è costituito nel dicembre del 2018 e a un anno e mezzo di distanza possiamo dire che abbiamo fatto molte cose. Abbiamo sicuramente la cosa fondamentale, quella di esserci dotati di personale competente per sviluppare tutte le attività che è necessario sviluppare. Abbiamo già chiuso un primo bando di finanziamento dei progetti di innovazione per 1.800.000 euro con una risposta oltre le aspettative perché più di 50 domande sono state valutate e abbiamo già finanziato, sono già partiti 17 progetti con questo finanziamento di 1.800.000 euro. A settembre partiremo con il secondo finanziamento di 900.000 euro per finanziare altrettanti progetti. Ecco, questo è soltanto un primo resoconto, ma dove abbiamo lavorato tantissimo è anche sulla parte di formazione, con dei webinar che in questo periodo ovviamente tutti noi abbiamo dovuto eseguire al posto della classica formazione in aula. Ma poi abbiamo aderito anche a due percorsi ITS di alcune fondazioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dove lo SMACT opera, e con grande orgoglio abbiamo realizzato due nuovi corsi, uno legato alla cyber security e uno al data science, per studenti degli ITS. Infine stiamo realizzando, ed è un progetto molto ambizioso, le live demo, che saranno le vere e proprie navi scuola, dove i manager, imprenditori e studenti potranno venire a verificare con mano, a toccare con mano, le tecnologie abilitanti di Industria 4.0.